Pietra di luna, ombre d'autunno, stella di fuoco, gabbiano degli abissi, cuore dell'oceano. Non sono i nomi di capi tribù degli antichi indiani d'America, bensì quelli di alcune perline colorate, i beads, piccoli capolavori di artigianato in oro, argento, vetro, cristalli e pietre preziose, protagonisti della giornata Trollbeads nella gioielleria Bartoccini del Quasar Village di Corciano. Un evento interamente dedicato al noto bracciale componibile del marchio danese Trollbeads, dal quale lo stesso gioiello prende il nome. Acquistando una chiusura del valore uguale o superiore a 48 euro, i clienti hanno ricevuto in omaggio il bracciale componibile d'argento e a questo punto non è rimasto che scegliere tra gli oltre 500 beads disponibili secondo i propri gusti, ma anche secondo il significato che i designer che li hanno ideati hanno voluto dare ad ogni piccola perlina. Si tratta infatti di elementi che traggono ispirazione dalla mitologia, dall'astrologia, dal mondo delle favole, ma anche da quello di flora e fauna. Questo li rende dei gioielli molto versatili, adatti ad essere indossati in ogni occasione. Si può scegliere, si parte da una base che praticamente è, si può scegliere la base e la chiusura, quindi è tutto componibile, quindi a seconda anche un po' dei gusti, delle esigenze. E poi si vengono aggiunti i beads man mano, quindi può essere da uno o tutto il bracciale pieno, e serve proprio a, diciamo, è scalabile, quindi per ogni occasione può. Si può anche regalare un solo beads per un'occasione particolare, per un regalo oppure anche senza motivo, insomma, per celebrare un giorno qualsiasi. Il bello dei Trollbeads è questo qui, quindi è un progetto importante per noi, perché oramai da molti anni siamo concessionari, siamo il principale concessionario in Umbria, è presente in tutti i nostri punti vendita e per noi è un partner estremamente importante. Ecco, ci diceva appunto che è un gioiello componibile, quindi personalizzabile. Sì, assolutamente sì, perché poi anche periodicamente escono dei pezzi unici, quindi che poi escono di collezione, quindi sono anche molto ricercati dai collezionisti. C'è una corsa anche a trovare pezzi usciti magari dalla collezione qualche anno fa, quindi è più l'idea del collezionista che essere un bracciale fine a se stesso, quindi oltre che essere belli sono anche ricercati e da collezione. La storia dei Trollbeads comincia nel 1976 in Danimarca, ad opera della famiglia Nielsen. Il primo beads, dal quale prenderà nome il marchio, era composto da sei facce e venne realizzato da Søren Nielsen per essere poi venduto dal padre Svend nella sua gioielleria a Copenaghen. Oggi il marchio Trollbeads, che per prima ha avuto l'idea del gioiello componibile, produce anche collane, orecchini e anelli, attraverso una lavorazione manuale che dà vita a oggetti unici e ripetibili, proprio come la storia di ognuno di noi.